Questo strumento qua, il Mini Brute, è una macchina abbastanza particolare, nel senso che è stata sviluppata, intanto è la prima vera macchina analogica che fa Arturia, sviluppata assieme a Yves Husson, che è un collezionista francese di macchine analogiche, che si è andato a ricordare del filtro Steiner, che è un filtro particolare in quanto è esattamente il contrario del filtro a stato variabile Oberheim. Cioè, questa macchina, che è molto cattiva, ma cattiva in maniera diversa da questa, cioè è più aggressiva, lavora con un circuito che è stato sviluppato da Niles Steiner, come dice lui, negli anni 70, e che presenta i tre comportamenti classici: passa alto, passa banda e passa basso, ma non li presenta in uscita, cioè permette al segnale di entrare in punti diversi del circuito, dove lavorerà il circuito come passa basso, passa banda e passa alto. E qual è la differenza? Che si possono mixare questi tre comportamenti. Cosa che invece con il filtro stato variabile Oberheim non è possibile, perché lo stato variabile ti dà le uscite diverse. E poi tu puoi mixare passa alto e passa basso per fare il respingibanda e il quarto comportamento Oberheim, però di fatto qui c'è la possibilità di avere un po' di passa alto, un po' di passa banda e un po' di passa basso, con tutti i problemi di fase che poi escono fuori, quindi caratteristiche, cancellazioni e tutto quanto il resto. Ora, da un punto lì, però qui sta distorcendo qualcosa, fanciulli. Vabbè, diciamo forse abbasso io un po' il volume, cosa che non faccio mai. Il Mini Brute di Arturia ha il circuito del filtro Steiner, però non ha, perlomeno nella parte hardware, la possibilità di mixare i diversi tipi di segnale. C'è un software anche in questo caso che permette di accedere ai parametri che non stanno sul pannello, ad esempio la gestione della dinamica di tastiera o la scelta del canale MIDI da qualche parte che uno deve mettere, sta su un editor. Questa macchina qua è abbastanza interessante perché... Cosa mi sto portando appresso? Non lo so. Eccolo, miau, sganciamo questo qua. Perché è costruita attorno a un oscillatore che fa simultaneamente diverse forme d'onda e ogni forma d'onda ha un comportamento particolare. Quindi già di suo ha tanta carne al fuoco qui nell'oscillatore, ha un filtro molto particolare e poi c'è un percorso di feedback che loro chiamano suggestivamente Brute Factor, che prende l'uscita dell'amplificatore e la ributta dentro al filtro e quindi distorce anche il ciborio, come dicono in San Pietro. Cioè riesci a fargli male parecchio. Ogni forma d'onda ha il suo tipo di comportamento che può essere utilizzato o meno, e questo permette poi di differenziare il tipo di timbro. Stiamo ascoltando il filtro tutto aperto, senza modulazione, quindi è come prelevare il segnale dell'oscillatore e buttarlo direttamente nell'amplificatore, cioè orrendo. Non si adopera così il sintetizzatore, serve solo per sentire adesso le forme d'onda. Questa qua è la dente di sega normale, che può essere arricchita, loro lo chiamano ultra saw, hyper saw, chiamatelo come vi pare, ha molti nomi commerciali, viene spezzata con una comparazione lenta e moltiplicata per, mi pare, 3 o 4 volte. Poi è possibile sommare un'onda quadra, che ovviamente è regolabile in simmetria. Oh, io dico onda quadra, voi vedete un disegno terrificante, perché c'è una serie di componenti di corrente continua che camminano e quindi anche il filtro, tra l'altro, gli dà di su e quindi altera le fasi delle diverse armoniche, per cui non c'è il disegnino classico da scuola elementare. Ovviamente tutti questi comportamenti, questi due comportamenti, sono automatizzabili con LFO e con inviluppo. E poi c'è la terza forma d'onda, che è la triangolare, questa, che però può essere metallizzata, cioè può essere ripiegata più volte su se stesso. Questo è il warp che sta dentro al clavier Armodular G2, o se preferite uno dei processori che stanno dentro il Virus Ti, o se preferite ancora uno dei wavefolder di Depfer, cioè un meccanismo abbastanza famoso che prende le estremità di ampiezza della forma d'onda e in base alla soglia che uno decide le ripiega in basso. E poi le ripiega 2, 3, 4 volte, come i bambini quando fanno le barchette. Ok? Alla fine tu hai delle forme d'onda che diventano da semplici così. Per ogni ripiegamento tirano fuori l'ira di Dio.
C'è la possibilità di entrare con un segnale esterno, di passare attraverso il filtro che adesso sentiamo meglio, e poi c'è la possibilità di ammucchiare su questi segnali, che potrebbero anche essere meno cattivi di questo, una cosa del genere, un suboscillatore che può lavorare all'ottava sotto o due ottave sotto. E normalmente sarebbe soltanto onda quadra, qui hanno messo onda quadra e poi un po' di filtraggio per avere sinusoide. Tutta questa roba entra dentro al filtro che ha la possibilità di lavorare, qui voi non lo vedrete mai, ma c'è un selettore che dice passa basso, passa bando, passa alto e notch, con i comportamenti appena detti, per cui io posso chiudere completamente, madonna mia, il segnale con passa basso, oppure chiuderlo con il passa alto e poi... fare molto male. Fate caso che suona completamente diverso da qualunque altra cosa abbiamo ascoltato, perché è un filtro fatto per lavorare in maniera proprio assai particolare, assai cattiva. Per di più c'è ancora un po' di brutalità che era rimasta aperta, perché sennò sarebbe così ed è molto più elegante. Oppure col passabanda, che ovviamente è meno efficiente perché la campana è più bassa e quindi porta via meno energia. Allora, sentire soltanto con la triangolare buttata nel brutalizzatore, così è normale, cioè normale è una parola grossa, diciamo, cioè senza brutalizzazione, arrivi alla distorsione, no? Fate caso che quando metto la resonance, non essendo il transistor ladder, non c'è l'abbassamento del segnale audio, cioè non va in cancellazione di fase. E quindi prima ci giocavamo questi, adesso ci giochiamo quelli di sopra, nel senso che hai, sei contento, eh? Nel senso che c'è molta, molta cattiveria. E giocando poi con l'oscillatore a bassa frequenza lo si può mandare sul filtro, vabbè abbasso un po' dai, sul filtro. Per automatizzare alcuni comportamenti, o si può suonare il filtro poi col tracking di tastiera, eccetera. Altra cosa, questo affare può funzionare come master keyboard analogica. Uno dovrebbe mandargli delle cassette di vino a Natale, nel senso che hanno messo gate in e gate out, CV in e CV out con l'arpeggiatore, quindi esce anche l'arpeggiatore su CV, è una cosa da rotolarsi per terra, e poi c'è la serie classica degli ingressi sul filtro, sull'oscillatore, sull'ampiezza, e c'è l'ingresso per il segnale esterno. Questo ingresso di segnale esterno può essere utilizzato per intanto articolare gli inviluppi, per cui tieni aperti gli inviluppi quando parli dentro al microfono, oppure tieni sempre aperti gli inviluppi in hold per filtrare le cose senza fare quel magheggio di prima con la tensione, oppure lavori normalmente solo quando mandi una traccia MIDI che fa taratarata tanta taratanta taratanta, una ritmica, apri tipo gate il segnale che stai filtrando. Quindi è un macchinino notevole. Con l'aftertouch puoi controllare il vibrato, che è fatto con un oscillatore digitale, l'unica cosa digitale è il vibrato, e poi, no, mi sembra anche l'arpeggiatore sia digitale, per forza, anche perché sennò si è una banca così di operatori logici che non finivano più. E poi c'è la possibilità di ruotare modulation wheel su altri parametri, per cui diciamo che è un oggetto assai spaventoso da un certo punto di vista. La cosa più interessante secondo me è il fatto che suona diverso da un sacco di altre macchine. È più cattivo dell'MS-20, molto più cattivo. È più aggressivo di macchine classiche nipponiche, quelle con le forme d'onda fatte col righello alla squadra, ed è complementare con il suono Moog classico, grasso, 24 dB ottava.